E finalmente siamo fuggiti da Fort Joy. Attenzione, siamo usciti poco ma vero. E adesso saremo nelle zone delle paludi qua, perché siamo all'entrata delle paludi. Qua cos'è, Zala Escar? Qua teoricamente abbiamo fatto tutto. Anche i segnalini, indicatori di missione. Non so perché continuano a dirci l'indicatore di della missione. Qua abbiamo un tesoro nascosto. E questo cos'è? Il nascondiglio di cosa? Caverna misteriosa, boh. Un qualcosa di nascosto. Quindi noi abbiamo adesso condotto fognario, scala rotta. Abbiamo questa parte, il verso sottosuolo. Ci manca il sottosuolo con le lumache. E poi altri combattimenti non me ne vengono in mente, sinceramente. Di questa zona non me ne vengono in mente altri. No, non me ne vengono in mente altri, sinceramente. Boh. Questo combattimento, questo è vero, ma anche questo qua del porto, che questo è tosto perché sono in tanti, sono soprattutto solo perché sono in tanti, non per altro. Però vabbè, noi adesso puntiamo a farci togliere sto benedetto collare, perché veramente polvere di stelle, perché mi sta dando veramente fastidio e ci veramente blocca un sacco. Quindi assolutamente dobbiamo levarci questa roba qua sul collo. Guarda, c'è un cavolo qua. Qui abbiamo massacrato tipo tutti. L'abbiamo fatto fuori tutti, abbiamo fatto fuori, quindi. E il bambino, ci sono ancora il bambino? Vieni qua, bimbo. Giustamente il bimbo se n'è andato. Giustamente, perché a quanto pare non ci ha aspettato, ma si è resettato quando noi... quasi quasi mi conveniva che andavo subito col bambino e poi tornavamo indietro, perché qua si vede quando abbiamo messo piede fuori da Fort Joy, questa parte si è annullata e il bambino è andato direttamente al... un quadro. Basta, sto rallentato. Si sono messi le immagini, furbotti. No, a quanto pare si è resettato e niente. Ci portava teoricamente il bambino direttamente nella zona in cui c'erano i sopravvissuti delle paludi. E invece così a quanto pare dobbiamo farci la strada a piedi, a furia di combattimento. Che vabbè, non è che sono equipaggiato benissimo, però a quanto pare dobbiamo farlo. Abbiamo fatto un taglio qua, siamo tagliati da qua. Allora, salvataggio, siamo pronti. Non mi ricordo bene le paludi, mi ricordavo di più Fort Joy. Principalmente Fort Joy mi ricordavo, ma di queste zone meno. E dopo le paludi ovviamente non lo so perché non ci sono stato. Aspetta. Eccolo, già visto. Spadaccino di composizione che non so cosa sta facendo. Scava. They are already dead. They will not be mourned. Ordini d'Alice. Dalla scrivania. Non ci sono più scuse. Come è ancora sconfitto questa ribellione? Segni di resistenza. No, ma sinceramente non voglio passare per lì in mezzo. Poi quei non morti, sono dei non morti, si possono persuadere se abbiamo Fane, il non morto, solo con lui. Se no siamo costretti per forza a combatterli. E sono un po' furtini quelli, Sono un po' furtini. That scent, unmistakable. How did Noxious Bones end up here? You hear a dry cackle from the platform above.
Turning, you see a rickety corpse staring down at you. Ma che... No! Stupidi, ecco perché... Ho cliccato qua il fuoco, vedete in alto a destra la mappa? Perché, ecco perché, madonna, che stupida intelligenza. Io ho cliccato il fungo, sono oltrepassato dalle fiamme. Loro ovviamente con la camminata non vanno dentro il fuoco, fanno il giro più largo. E sono andati fino qua dentro la vista di qua. Quindi adesso devo combattere per forza, che non volevo combattere. Grazie, madonna. So there is still fresh meat slithering around this mire. Our master will be pleased. Non è morto Braxus Rex. The skeleton laughs, its ribs shaking and clacking. Do you think I miss the centuries passing? The beast may be rotten as I, but his curses remained, at least until our new master arrived. Now we are free. Now we serve a higher purpose, a glorious mission, and neither you nor your kind will stand in our way. Gloriosa missione, questa te architettando. Poor mewling child, you know nothing of the wheels that turn around you, but they shall spin no more. Vabbè, vuole uccidermi solo. Wishes you dead, and it brings me joy to grant that wish. Grazie amici, veramente grazie. Ma sono solo due? What? Come che erano un po' di più, no? Mi ricordavo che erano un po' di più. I sense something nearby. Che cacchio è successo? Non c'è il terzo. Qua sopra? Ah, anche qua sopra c'è. Basta far così. Colpito il vuoto. Scambio gli occhi col tuo padrone, che non lo vedo. Perfetto, proprio un punto in cui non lo vedo. Ecco che lo ignora, ecco che lo ignora. No, non mi conviene farlo assolutamente. E non ci arriva. Furbo io ogni volta, indicato. I buff bisogna farli all'inizio, non alla fine. Dimentico ogni volta. Falti, truzzola. Impalamento, aia che male. Aia che male. Perché l'ho fatto poi? Non c'è neanche bisogno di farlo. Sangue no. Olio, becchiamo olio. Mancato, perfetto. Ah, vedi anche il scheletrino che ha il pugnalino. Fa attacco di opportunità, cioè quando gli andiamo di fianco. Se andiamo di fianco ci attacca se usciamo dal suo range. Guarda che non ci arrivo lì. No, fermo. Fa il giro schifoso. Lo cacchio vai col doppio. Sì, dai, zappa tutti. Che cacchio è riparazione metallica qua? Oh, che minchia di mossa è? Non mi ricordo. Ripristina l'armatura fisica ogni turno, ok. Va molto a supporto, insomma.
che terra, danni da terra. Infusione d'olio. Il piccolino di infusione d'olio. Il piccolino. Manca tutti. Il gatto che salta. E non ci arrivo in range, incredibile. Lama seghettata, cosa fa? Fa sanguinamento teoricamente lama seghettata. Se non ricordo male. È roba da ladro e brigante. Ma te fai una brutta fine, amica. Bel pollo! Bel pollastro. Ecco, impatto. Come ho fatto impatto su Luz. Meno male che ho armatura magica. Armatura fisica. Il fortifica. Che assorbe un sacco di danni fisici da quel tizio, veramente. Allora. Questo qua mi sta stufando, quindi. Te, mi stai stufando. Dov'è il piccolino? Siamo orci, quindi mettiamo un piccolo tote. Il gatto, no, il gatto serve solo come supporto, fa un cavolo, ma è buono per spostarsi, aiutare a spostarsi quando non possiamo. Eccolo qua, atterrato. Questo viene rallentato. Ecco, guarda, guarda, guarda che rimane, guarda, guarda, legnata. Legnata. Ci prova, eh. Dov'è il pollo qua? Dov'è il pollo? Eccolo lì il pollo. Pollo. Questo non muore a quanto pare. Che carino qualcosa, che è stra carino. Ah, non ha armatura fisica sto tizio. Aia. Impalamento è una mossa molto forte del geomante. Tipo richiede il geomante livello 3, se non sbaglio. Molto potente. Hurt.
Dai, su. Dai che lo spacchiamo. Il gatto purtroppo non ha attacco di opportunità. Guarda il gattino che salta. Che carino, guarda. Vabbè, questa è morta, sicuro, guarda. Morta 100%. Zappata! Armatura fisica. Che ho armatura fisica 8. Armatura fisica 7. Però ha più uno furto, quindi armatura fisica sì, non è che sia così forte alla fine, vabbè, dà un po' di resistenze. Memoria, intanto gli diamo i banmenz, anche se fa più schifo. Anche se fa più schifo, dai, rallentato. Oh, non volevo fare questo combattimento. Alla fine l'abbiamo fatto. Siamo stati costretti a farlo. Grazie ai nostri amici qua. No, i testini non lo prendo. Fa schifo. Ma nel paludi troveremo più di questi cosi. Molti più scheletri troveremo. Andiamo dalle zone qua. Stiamo attenti a sti bulbi. Mi pare che c'è un combattimento qua. Guarda, vai, vai. Gli sti bulbi, vedete che roba. Oh. Che cacchio sta succedendo? Ho paralizzato a vita. Vedi che è troppo lotto, vedi? Guarda, guarda. Guarda che roba, morto i bombenz, grazie. Lo sapevo, i banmenz è morto nel mezzo. È una trappola continua. Questo posto era una trappola. Infatti i banmenz nel mezzo ci ha crepato come un idiota. Beh, meno male che sono pieno di... Che è tanta armatura magica? 20... 26, 42, lo uso tanta armatura magica. Ok. Sono i skater che parlano. A severed head sits rotting on a stick. The last vestige of an ear juts from above its too prominent jawline. A fly buzzes about its nose. Its eyes open. It looks at you. When it speaks, it struggles to move its impaled jaw. I don't know who you are, but hear this. Don't open the chest! Whatever you do, don't open the chest! Can't move my head! Just don't open the chest. That's all I care, eh? Gigi che sta alla grande, chiedi se di mio grito. Oh, oh, oh. Very funny. See what I say. I aren't say old story. Usual story. I distate a gear a good. Ho perso la testa, il mio corto. Il mio corto resta di me.
Quale lavoro hai svolto? Costruttore di labirinti. Cosa nasconde il labirinto Gargoyle? Fai notare che il re ha premiato la soletta competente tagliandogli la testa. Ok, ci dice. Oh, ci dice quello. Niente, sto qua non ci dice niente. Cosa succede se apro il forziere? Accadono cose orribili. È già successo. La flora intorno a noi morirà. The head's eyes widen. You wouldn't kill perfectly innocent. The head closes its eyes. Non aprire forziere, succederà cose terribili alla fauna qui intorno. È già successo. Sta già succedendo. C'è una testa che ci spiega un po'. Blood is sad. A severed head. Open the chest there. Go on. You know you want to. Apri sto forziere. There's loot in it. Open it. Yes. I was thinking you should open the chest. He gives you a look that says, really? You went with that. He rolls his eyes. His look turns to one of contempt. He grits his teeth in anger. His look now carries pure hate. Puro odio. His eyes dart around, from grass to tree, tree to sky, back to grass. He's pretending you aren't there. Dì di capire che fai l'offeso, scusi. Quando sei nervoso fai delle battute. Se non ti piace, per esempio, piace le dita nelle orecchie. Oh. The severed head closes its... You grin to yourself and turn away. Vabbè, sono inutili comunque. Uno, due, tre teste mozzate. Diciamo che sono abbastanza inutili. Oh, fuoco, aiuto, aiuto. Furia. Vai, furia. Principe rosso, però non è che sia al massimo. Ah, aprendo la cesta le teste mozzate muoiono. Beh, tanto erano inutili. Tanto eravate veramente inutili. Vabbè, furia non glielo mettiamo al tizio perché non ci serve intanto furia. Quindi non morti qua. Campana arrugginita. I funghi sono delle trappole che si attivano praticamente. Non abbiamo modo di fermarli, cioè quindi... Questa roba è una zucca. Ma zucche sono? Che cavolo sono ste robe? Zucche? Oh, zucche. Cura? Le zucche sono buone, curano un sacco, ricordiamocelo. No sooner have you rung the ornate bell than the face of a lizard woman surfaces from behind a rock up on the ledge before you. Her stare is as sharp as the bolt eyeing you from atop her crossbow. Stand back and keep your hands off your weapons.
Convince me you're no magister, or draw one last deep breath. Di mettersi in contatto, mistico. Her eyes go wide with wonder upon your mentioning of a divinity. No magister could sense the spirit of the goddess. Only a true sorcerer could, blessed with senses greater than our worlds alone. I apologize for this steel-tipped welcome, but lives are at stake. Hold on, I'll let you up. With one graceful motion, the lizard throws down a tangled mess of vines for you to climb. Come, ascend to the sanctuary of Amardia. You'll find you're not the only guest here, but the Great Mother provides for all. Immense roba da... Però non c'è pronto... Ah no, aspetta, pronto soccorso ce l'avevamo già. Primo soccorso, avvelenato, malato... Attaccato, boh, vabbè. Teoricamente arrivavamo in questo punto, se andavamo con la barca. Non sono sicuro di ciò. Arrivava la barca in questo punto e potevamo salire... gli altri. No, si è paralizzato nel mezzo. Muoviti. Sì, mi stava per morire, eh. The Red Prince interrupts as you're about to... This woman is a dreamer. I can see the answers spinning in her eyes. Okay. You're too kind. Red Prince and the dreamer exchange courteous pleasantries, as if they're finding themselves in a palace hall instead of a death-ridden swamp. She introduces herself as Bahara. To your surprise, they next lie down on the ground in a seemingly warm embrace, and what follows, though, is far from peaceful. They claw and thrash as if struggling for dear life, caught in the hold of some hideous nightmare. Then they wake, haggard, exhausted. They speak of a vision, Brahmos, and another red lizard. Praise the daylight, I am now. There was death in that dream, chasing me like 100 hungry lions. But at least I've new directions. When we escape and find ourselves on the mainland once more, I must search for Brahmos the Wanderer. Then I will finally know the truth. Brahmos. You are fortunate to have found this place. The hollow marshes swallow life and... My name is Bahara. Like you, I am a sorcerer. But unlike you, I am also a faithful servant of Amardia. Praise be her name and praise be her starlit eyes. Ho letto Amardia, qualche frammento di un tono molto scuro. And yet she is the most mysterious of the seven. Despite your perusals, no doubt that tome taught you little. So please allow me to enlighten you. Amardia is the Great Mother. She is the goddess in whose womb magic was conceived, from whose sacred body immortal wizards were born. Gratiana, her priestess in this sanctuary, is teaching me her ways. For several years now, I've been her disciple. But she has resided here for centuries, sustained by Amardia's love. È difficile immaginare che possa vivere in questo rigido ambiente per anni e anni. I was like you once, a lost soul driven by instinct from the bowels of Fort Joy. There have been others. They tried to make it back to the mainland, but were never heard of again. I chose to stay. My home is here now. This is where I found solace, found sanctuary. I found the Great Mother and have been nurtured by her magic ever since. Potrei giurare di aver sentito menzionare altre persone. The guests, they call themselves seekers. They're brave people and friends to sorcerers. But you'll find them a battered band here today. Chi è attaccato questi uomini e donne? By... Magisters, of course. The seekers ovviamente came here to rescue a sorcerer from the fort. They failed. Many fell. They've heard the shrieker shriek. I thank the goddess I'm not haunted by their sound. To know one's fate is to be fearless. I reside in Amardia's palm. Vabbè. I am hers to shield
or hers to crush. Perché ha rischiato così tanta vita per un solo uomo? They knew him to be godwoken. They sought to kindle the divinity slumbering deep within his soul. But Alexander bears no rivals. Only the son can follow the father, or so he is convinced. For him, divinity. For the others, the dungeons. It is truly harrowing to know this man seeks to be the Seven's chosen. Cosa sono questi urlatori? No, volevo parlare. My knowledge is but a... It is the... There are ruins in the... But his is not a treasure of gold, ruby, and sap. The nights here are long and lonely. But I often haunted quagmires is what... May Amardia curse his no, soul. No, volevo chiedere gli urlatori. Ho sbagliato tasto. Vabbè. Comunque qua ci sono i cercatori. Adesso sarà... Adesso ci sarà un bel po' da parlare in questa zona, perché sono la zona in cui... Nuovo livello, livello 5, attenzione. Nuovo livello, quindi noi abbiamo... Non posso aprire, ah, sto sbagliando tasto, memoria ce l'abbiamo. Costituzione, andiamo a puntare. E direi sì, dai, un altro costituzione in più, dai. Ok, abbiamo uomo d'arme che ci potenzia l'attacco fisico, il geomante, armatura fisica di abilità e pozioni. Metto un geomante 2, così facciamo più da supporto. Abbiamo un punto sulla personalità, questo gli metto, ah vedi, persuasione ci aiuta. Questo qua gli metto 3 cinesi, così siamo a posto. Andiamo. Allora, nostra amica, mettiamo, cominciamo a mettere un punto in intelligenza. Teoricamente deve essere necromante, che ci dà un punto intelligenza. Un po' di memoria. E doppia armi o... Ah, necromante. Devo mettere necromante, ecco. Prima che mi dimenticavo, perché sennò... Migliora questa, allora, la furtività, migliora la capacità, la visione dei PNG, aumenta invece il momento durante la furtività, non mi interessa, furto. Iniziamo il furto, che è più importante. Ci serve un personaggio con furto, almeno. Un punto destrezza e un altro punto memoria. Con cacciatore, anche questa geomante, tutti con geomante qua che hanno. I'm glad you're safe now. We aren't really safe here, are we? Fornisce un punto attributo gratuito per ogni punto investito. Boh. Sinceramente non so cosa dai a sto qua. Evocatore, no? Intanto gli do un altro punto cacciatore, così vai full danno. Te ormai ti do baratto perché sei qua. Baratto per... Memoria, intelligenza, baratto per ovviamente per quando facciamo un negozio ci parliamo con gli altri, quindi questa metto un punto idrosofista di più o evocatore, necromante, pirocineta, aeroturgo. Beh, questa insomma ha un po' tutti, quindi ne tra necromante, intanto gli do idrosofista con conoscenza. Nessuno ha persuasione dei nostri, perfetto. Non è che sia proprio un'ottima roba, però. Eccolo qua il bambino, della barca, dice. The disheveled lizard eyes you with hope, though her hope is tinged with mistrust. Han tells me you helped him out of Fort Joy. For that, you have my thanks. Han ha aiutato noi. We helped each other. That's what sorcerers need to do nowadays. Can I ask if... Did you happen to meet a man named Gareth on your way here? Gareth? Non l'ho incontrato. He'll be back, Samadel. I know he will. He aspetta, posso tradare col bambino? Oddio, bambino! Ah no, questo non è il bambino, è la tizia. Pace mentale, vediamo. Rimuove, accecato, terrorizzato, ammaliato, provocato, addormentato, infuriato e impazzito. Bene, non è la decomposizione. Ottimo. Pala di fuoco, più ricenente livello 2, pugnali ustionanti, celerità,
Mamma mia. Vabbè, i metal status accelerato. Combustione. Quelli intorno. Combustione spontanea. Ok, questo è forte comunque. Le tecniche di fuoco. Esplodi, letteralmente esplodi con supernova. No, non è niente di interessante. He has to, indeed. We need our leader. And if he doesn't return with help soon, we haven't a hope. In che modo Garrett potrebbe dargli aiuto? Have you heard of Shriekers? Han looks down with a flinch. Samadel reaches out, grasping his hand. Her jaw tightens. They're weapons that can kill with a screech. The Magisters patchwork them from living sorcerers. Don't misunderstand me. We're not afraid to fight, but we are powerless against Shriekers. The priestess at the shrine told Garrett some ancient secrets. Some defenses that could be found in Brakkus's armory. And he went there, in the hopes of finding it. Whatever it is. Posso aiutare in qualche modo? You're kind to offer. But you'd best talk to Garrett's squire, Exeter. He'll know where your talents can be most used. Now, Han, let's take a look at your nasty leg injury. Catch you later, Skipper. It's good you're here. It's pretty you here. Bene, qua abbiamo un sacco di roba da fare qua. The young woman chews her lower lip as she observes the injured before her. She bends to grab a rag, wiping her blood-smeared hands. She looks up and sees you. If you're looking for healing, sorcerer, well, ci pare che da fare guardando i feriti. The woman wrings the blood-stained rag in her hands anxiously. Magisters aren't known for their mercy. Many of us died. And the ones here will likely follow the same fate. There's no need to go upsetting them, so hold your tongue. Cosa posso fare per i feriti? I've done all I can. Their wounds are too great. All I can offer them now is prayer and a cup of water. Posso provare ad aiutarli. If you know a way, I'd be beyond grateful. Magia curativa, hai provato? Magic? All I've got is my own two hands and... She trails off and limply gestures to her paltry makeshift infirmary. I'm not even a healer. Ours was killed in the attack. Do what you will. Bene, perché lei è una persona normale, no? Solo quelli che hanno il potere della sorgente si può usare i poteri, roba così. Oh, possiamo tradarlo mentre per terra. Sanguina fuoco. Cosa fai? I nemici sanguinano fuoco. Sanguinano fuoco. Crea inoltre una piccola diversa e infiamma il superficie. Com'è potente sta roba? Sanguina fuoco. Vabbè, è facile, questo curiamoli. In un istante, my wounds have all but vanished. I didn't think. I was certain I wouldn't. Thank you. Che è successo? The Magister flagship. It has ballastae that tore our ship into kindling. A shard from our own mast pierced my side. I'm lucky the others managed to haul me all the way here. Especially after I saw what the Magisters did to those of us they captured. He shudders at the memory. They turn the living into shriekers. I wish I had a fitting way to thank the person who saved my life. As it is all. Vabbè, dai, ci ha dato il libro. Ci ha dato il libro gratuitamente, grazie. Troppo simpatico. Questo è il cosciotto di pollo. You healed me. How did you? Oh, never mind. I don't care how. I only care that today won't be my last. Sei pronto alla battaglia? With a determined grimace. A lot of what happened was a blur after I was hit. But I do remember the scream. Those Magisters are. If my mother were here, she'd box my ears for not being. Grazie, amuleto. The lizard holds a crimson-soaked rag against his side. He looks up as you approach, his expression oddly serene. Magisters, they found our camp near the old harbor and unleashed hell upon us. I'm lucky in a way. I was wounded by an arrow.
Come hanno fatto caso una certa di sfatti magisti? It wasn't just sword and spear the magisters used on us. No, they had these weapons. Living beings, depleted of source and crucified, pathetic to look at until the power that they unleashed. There was nothing we could do. Only run. Shriekers they're called. I can still hear that sound they uttered. Makes my scales crawl. Sir Gareth is looking for a way to defeat them now. Penso che devo curare anche te. Mateus, let me change your dressing. The fog. There will not be a person. We are fortunate indeed to have you. You've healed us. All of us. I owe you a debt. We all do. He lands a comrade. Don't you doubt it. The Magisters attacked our camp. Dai, abbiamo fatto. Guarda, tizio. They're gonna be all right. Thank eccola. Vediamo. Freddo rigenerante, quasi quasi potrei mettere l'esplosione invernale. Però abbiamo bisogno di uno che fa. What? Please. Cosa fa? Aspetta, freddo rigenerante. Armatura tutti all'intorno al lanciatore. Non so male ste robe. Congelato. Questo serve, la corazza di ghiaccio ci servirà. Il taglio di ghiaccio non è potente. Grandinata ne meno che ce l'abbiamo. Ristoratore. Esplosione invernale. Però l'esplosione invernale è da davanti. Da davanti. Aspettiamo di comprare qualcosa. Ricompensa. Mi piacciono le ricompense. What? In questo caso quello che costa di più. What? Heyo. Quello che posso rivendere meglio, insomma. Extend. A young man in oversized armor paces around a table covered with a spread of maps. His face a tight scowl of frustration. Là, guarda che roba, questo è un mercante degno. Ah, finalmente uno che vende polimorfista. Abbiamo corna di toro. Può caricare nemici per incornarli. È compatibile con teste di medusa. Gli spiega le ali. Ti muove ignorando le superfici. Questo non è male per il ladro. Sferzata tentacolare. Atrofia. Atrofia cos'è, boh? Cuore d'acciaio. Fornisce 27 notte fisica. Questo è potente, cuore d'acciaio. Veramente potente. Sguardo petrificante. Questi sono potenti. Medusa e cuore d'acciaio. Poi abbiamo il ladro, che abbiamo già tutto. Lama seghettata, danni perforanti che causa sanguinamento se va oltre l'armatura. Rotuono di tendini. Se si allontana si fa male. Questo è buono contro i bot. Manto e pugnale teletrasporta. Distrugge armatura magica. Questi sono veramente tutti utili, gente. Veramente tutti utili. Quindi armatura che ci servirà. Però costicchiano. Knap. Perseveranza schiera. Questo è potentissimo sto scudo. È anche uno scudo unico. Vabbè, poi farò un po' di compere più avanti. Every approach blocked. Damn it. He glances up. In quick succession, he becomes aware of both your presence and the fact that you're not a familiar face. Who the blazes are you? Sono scavata a Forte Gioia. A sorcerer, indeed. I should have realized. A seeker can always recognize a sorcerer when they see one. Though, of course, your collar gives you away. Ok, diciamogli di Verdas. You meant Verdas? Then he's as good as dead. We're the seekers he spoke of.
We were supposed to free you, a Godwoken. You could be important, but there's no way to be certain until we've left this blasted island behind us. Che modo importante. Virdus was Godwoken. He was a powerful sorcerer, in the vein of Lucian the Divine. He had the potential to succeed Lucian if he mastered his powers. But now that won't happen. If you're the same as Virdus, then we have to get you away from this place. Someone's been killing the few Godwoken that are out here. Likely that dog Alexander. He's a Godwoken too. A failed one as far as I'm concerned. I can imagine he won't want any upstart Godwoken take... The young man anxiously fidgets with his curved bow. You've found a matter close to his heart, evidently. That's easier said than done, I'm afraid. Much easier said. Yet the Magisters have us cornered. They have these questi urlatori. Weapons called Shriekers. If we try to go against them unprepared, we're dead. We've lost many already. Questi sono questi urlatori. Origomanti svuotati, cioè. Whatever perversions the Magisters subject... After we retreated here, our leader, Sir Gareth... Vabbè, questo già me l'ha raccontato l'altro. If Sir Gareth doesn't come back with those weapons in tow, well, this island will be our grave. Vabbè, cercherò Gareth e queste armi, insomma. You'll help us. È certo che vi aiuto. His shoulders visibly relax. Thank you. Allies are in short supply in this place. Una rara preda. Cos'è una rara preda qua? Chi sta abbraccando perché gli eretti del voto sono abbraccati? Chi ci vuole morti? A dwarf stands by a young woman. He seems intensely focused on her, whispering and singing softly in her ear. She's staring blankly into space. Non è niente. Blood and bone. Fire and smoke. Death and worse. Hush now, Leah. They'll not hurt you again. You're safe now. Once Gareth gets back, we're going home. The woman rubs her neck, raking her nails across her skin as she whimpers. The dwarf starts at the sound of your voice, gripping the woman's arm for a moment before he relaxes. New faces. Hope you aren't bushwhacked by the Magisters too. As for her neck, she's remembering the damnable source collar she once wore. Same style as yours. Lucky for us, she had the skills to remove them. There's many a sorcerer that's been free, thanks to her. The woman's eyes dart to your own neck. Choke us. They strangle us. Steal our voices. Non potrebbe she togliere. Averts her eyes, staring at the ground. You'll have more luck getting Dallas to unlock them. The poor girl's not in her best mind without Gareth. Gareth's the only one that brings... Duggan lays his hand on her shoulder, squeezing it tight as tears roll down. Perché così importante Gareth per lei? You're part of the caravan headed to Fort Joy. Shiny collars and all. Gareth and the Seekers ambushed the caravan and freed us. Saved every one of us from that hell. But now he's off searching for weapons to take down them Shriekers. And all we can do is sit here, thinking about the Godwoken we didn't save. Cos'è letto? From fragments to whole. From their past to our future. From their hope to ours. She ain't detailed, but she ain't wrong. The Godwoken are our hope that a new divine can be born. Someone to replace Lucian and push back the Voidwoken. Someone to restore order and protect the source. Come si riconosce nel letto? I'd speak to Exter if you want to know more. There's ways, but I ain't privy to them. One thing I do know, mind. The Voidwoken have their number. They react to Godwoken like no one else. Barking dogs in wolves' clothing. Teeth in the sea. Teeth in the swamp. Teeth in the air. Aye, there's enough of them about. But don't you worry, none. Gareth will be back. We were part of the caravan, but now he's off searching for weapons. The dwarf vabbè, stava ripetendo all'infinito le frasi, quindi. Now don't you cry. Qua? The birds are asleep. The moon's Gratiano. In the sky. Before you stands a figure, her body wreathed in cloth. All you can see of her eyes are two dark holes in an ornate mask. Armadia's blessings, child. I have not seen this face in our sanctuary before. Pray, who are you? Oh, Ario Turco, finalmente. Baiora Ceccante, quello che ci serviva. Dardo scioccante. Echoes of death. Evasione prodigiosa.
Incrementa schivate il bersaglio del 90% sulla velocità di movimento del 20%, però per un turno. Perfetto. Vento a favore. Scarica elettrica, tocco scioccante, teletrasporto. Ma io sinceramente mi ricordavo di un'abilità che toglieva la decomposizione. Il fortifica toglie la decomposizione, però quel fortifica non funziona e non so perché. Buono questo. Buono, ma costa. Non ricordo, c'è qualcosa. Sono Sibyl. I am pleased to see you've rid yourself of your chains. Your physical chains, at least. I am Gratiana, priestess of Armadian. It is a privilege to welcome you to her sanctuary from Brachus's vile swamps. Queste parole sembrano completamente dimenticate dei dei. Perché ci sia un santuario in un posto così tetro? It was not always thus. This swamp was once a rich, lush land before he came. Before Brachus. He is no more, thank the goddess. It has been many centuries since he walked Rivalon, although he still casts a shadow over. He ruled this realm as a tyrant and beast. He stole its source and left only death. On this island he built and tested his weapons. These marshes were a playground for he and his necromancers. Many unfortunate souls were brought here. Blessed were those who died quickly, or died at all. Rabbrividisce. Letto reso conti sul re della sorgente. The tales do him no justice. He was cruel, greedy, and stripped this land of all life. He was truly a horror. Indeed, the magisters have even taken Brachus's worst tools. First, the purging ones, and now those shriekers. Without something more powerful than these sticks the Seekers are armed with, those crucified monstrosities will kill them to a man. Eroe, vai. Twice today I've heard those words. Their leader, Gareth, insisted that he could lead them out of this place. I told him of Brachus's cache of soul-forged weapons, arms not even the Shriekers could stand against. He ventured out to find them, but has not returned. I fear for these souls. If he has come to any harm in the marsh. Without the wands he seeks, not one will escape this island. Gladly, but I fear you'll fare no better. North of here you'll find the ruins of Brachus's source armory. Nothing in this land can counter the Shrieker's power like that. Vabbè, dai, fare di tutto, dai. Fare di tutto per salvarli. Child, what brings you here? Vabbè. Vabbè. Go in Armadia's grace. Questo è mica veleno sto posto. Ah no, ecco. Questo l'abbiamo sbloccato. Santuario di Armadia. Vabbè, questo sarà l'uomo d'arma ed è veramente, però. Vabbè, dai, siamo arrivati. Che questo è. Come si chiama questo posto? Santuario di Armadia, una roba del genere. Quindi adesso di missioni. Ne abbiamo un po'. Dobbiamo trovare Garrett. Garrett dobbiamo trovare. Trovare la verga delle purazioni. Trova Garrett. Zittire gli urlatori. Insomma, dobbiamo salvare questo Garrett. Poi dopo io mi metterò a fare un po' di compere, perché qua ho un sacco di abilità. Non ho ancora trovato il modo per liberare dalla decomposizione, a quanto pare. Però vedrò cosa fare. Ecco.